È la prima, ma non sarà l'ultima. Siamo molto contenti, sono molto contenta di iniziare con voi questo rapporto che è mediato sì dalle tecnologie, però è diretto e quindi mi fa molto piacere poter iniziare così. Mi scuso già da ora perché non potrò rispondere a tutti, di sicuro, soprattutto non vorrei rispondere a quelli che hanno fatto domande che non sono specificamente di mia competenza, proprio perché non mi sembra corretto, non mi sembra nemmeno serio, nel senso facciamo rispondere gli assessori di competenza, quindi rischierei anche di dire cose non corrette e non precise. Iniziamo, visto che abbiamo solo mezz'ora, e inizierei dalle domande che sono già arrivate, che sono arrivate in questi giorni, e comincio con Marco Albano che chiede una meta domanda, potremmo chiamarla. L'innovazione per voi cosa vuol dire? Quali sono i vostri progetti? Una delle mie idee è proprio questa, che per innovare servono almeno tre ingredienti. Le tecnologie, perché sono uno strumento, ma ci sono. Un po' di creatività, ma non basta, ci vuole l'organizzazione. L'organizzazione serve per far sì che le cose vengano governate e gestite nel modo corretto. E questi tre ingredienti funzionano bene se sono mischiati ovviamente con la capacità, ma anche con la voglia di accettare il diverso, perché la diversità è un valore, siamo tutti diversi, per fortuna direi, e questo valore è il valore che fa sì che le cose crescano e crescano insieme. Che cosa abbiamo fatto? Alcuni progetti sono già partiti, sono 5 mesi e pochi giorni che abbiamo iniziato, ma stiamo cominciando a fare qualcosa. Abbiamo un gioco che abbiamo chiamato Open ABC, Open vuol dire aperto, A è Open Agenda. La mia agenda è online, se voi andate sul sito del comune, cercate l'assessorato Roma Semplice, cercate sulla destra c'è un banner che si chiama Agenda, Open Agenda, lì potete vedere dove sono, con chi frequento, con chi mi incontro, quali conferenze partecipo. Open Bilanci, abbiamo fatto una conferenza stampa qualche settimana fa, proprio per garantire la possibilità a chiunque di capire che cos'è un bilancio, che cosa sono i bilanci di una pubblica amministrazione, non sono proprio banali, non solo il nostro, ma quello degli ultimi 10 anni, quindi chiunque di voi potrà non solo vedere i bilanci che già si potevano vedere prima perché la normativa lo obbliga, quindi una qualunque pubblica amministrazione deve pubblicare i propri bilanci. Noi li pubblichiamo in maniera tale da far sì che chiunque sia in grado di capire che cosa significa un bilancio, di capirlo confrontandolo anche con quello che sono i bilanci degli ultimi 10 anni, quindi da Veltroni, passando per Alemanno, Marino e Cantone e ovviamente ora Raggi, con il bilancio di questa consiliatura, siete in grado di vedere, ma soprattutto anche di confrontare su quel capitolo di spesa chi ha speso di più e di meno e quindi farvi una vostra idea. Quello che io dico sempre agli studenti quando posso è: non credete mai ai dati che vi danno, se sono interpretati, guardate i dati e interpretateli voi. Un bicchiere può essere mezzo pieno e mezzo vuoto in funzione di quello che secondo voi è mezzo pieno e mezzo vuoto. Quindi Open A, Open B, Open C e Open Code, che significa codice, cioè software. Abbiamo fatto una delibera che impegnerà la nostra amministrazione ad adottare software libero, a partire da uno studio di quello che attualmente stiamo utilizzando, ma poi adottare software libero. Altre cose fatte è l'agenda digitale. L'agenda digitale era nelle linee programmatiche, ce l'abbiamo messa da subito, ma l'abbiamo fatta partecipata perché crediamo che sia importante, importantissimo chiedere la partecipazione di tutti i cittadini. L'abbiamo fatta ovviamente partendo dai municipi perché sono nel nostro mondo istituzionale, l'abbiamo fatto chiedendolo alle associazioni e l'abbiamo fatto chiedendolo a chiunque al mondo, perché internet non è soltanto romano ovviamente, ma chiunque al mondo avrebbe potuto dare il proprio contributo. Abbiamo ricevuto un centinaio di proposte che adesso stiamo valutando e che inseriremo nell'agenda digitale, che sarà quindi un'agenda digitale condivisa con chiunque abbia voluto condividerla con noi. Poi un ulteriore elemento sono i punti che abbiamo chiamato PROF, punti Roma Facile. Ovvero, abbiamo la consapevolezza che le tecnologie sono uno strumento fantastico, ma abbiamo anche la purtroppo consapevolezza che un romano su quattro in internet non è mai andato. Un romano su quattro su quasi 3 milioni di abitanti sono troppe centinaia di migliaia di persone che noi andremo a escludere, che non dobbiamo e non vogliamo escludere. Per
per non escluderle dai servizi che comunque faremo online, perché i nostri servizi online ci sono. Ovviamente abbiamo pensato anche a queste persone. Attenzione, non sono soltanto gli anziani, come a volte viene voglia di pensare, che sono un po' meno avvezzi alle tecnologie. Quando si dice un quarto significa tra i 15 e i 70 anni, quindi potrebbe essere il 18enne che vuole accedere al suo bonus tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e non è capace di farlo, purtroppo c'è, il padre o la madre che vuole iscrivere il figlio a scuola, la persona che vuole vedere la propria situazione IMSS, troverà supporto umano, quindi non soltanto un computer con la rete, ma anche un supporto umano, perché troverà qualcuno che lo aiuta a interagire con il proprio servizio. In particolare siamo partiti con due punti Roma Facile, che abbiamo chiamato così, come dicevo, in periferia, in due biblioteche, nella biblioteca Vaccheria Nardi del quarto municipio, che è in zona Tiburtina, e nella biblioteca Marconi, che è il municipio undicesimo. Quindi con questo ho risposto, ahimè, solo alla prima domanda, ce ne sono molte altre, provo ad andare un po' più veloce, ci provo. Sere Farinella chiede il significato di Roma Semplice, quali sono i canali per le segnalazioni dei cittadini. Peraltro questa è una domanda che ha fatto in qualche modo anche Claudio Ortis, che dice si deve rendere più facile la segnalazione delle cose che non funzionano, perché ora ci sono muri di gomma. Proviamo a rispondere anche a questo. Roma è semplice. Ieri un amico diceva che Roma semplice è un ossimoro, che sembra impossibile. In effetti capisco che possa sembrare tale, Roma è complessa, è complessissima. Se pensate anche soltanto che nei nostri 15 municipi ci sono il comune di Bari, Reggio Calabria, Venezia, Verona, Livorno, Prato, Brescia, non me li ricordo tutti, ma se volete poi vi posso pubblicare la slide in cui ho fatto questo confronto tra un municipio e le città italiane uniformi in termini di abitanti. Abbiamo 15 città dentro una città, più tutte le problematiche correlate esterne, quindi è sicuramente non semplice. Però arrivare alla domanda, cos'è Roma? Roma diventa semplice quando diventa uno spazio, un luogo dove l'esercizio dei diritti da un lato e il rispetto dei doveri dall'altro diventano facili, semplici per tutti. Per tutti significa per tutti, e dove tutti possono, se mi posso permettere di aggiungere anche devono, fare qualcosa per migliorarla. Questa città solo con la politica non funziona, non potrà funzionare. Questa città funziona se e solo se tutti, ma proprio tutti gli attori collaborano. Gli attori significa il singolo cittadino che segnala, che aiuta, che collabora, che ha il giusto senso civico, per esempio pagando l'autobus, ma l'amministrazione che dall'altro lato ovviamente fa il suo, in maniera che l'autobus sia più fruibile, più facilmente fruibile, che fa il suo perché il servizio online diventi un servizio più efficace e più facile da utilizzare. Quindi, per esempio, un'ipotesi su cui stiamo lavorando, che è già in cantiere, voi lo sapete, esiste il portale che si chiama Io Segnalo, che è un spazio online dove il cittadino può segnalare. Vorremmo farlo diventare un'app, ma soprattutto lo vorremmo integrare con gli altri spazi di segnalazione, proprio per metterci AMA e tutti quelli che fanno segnalazioni, ma anche reclami, perché no, ma anche suggerimenti, perché no, che diventi un unico spazio, un unico punto in cui il cittadino sa sull'app o sul sito che può andare, può accedere, può fare il suo reclamo, può fornire la sua proposta o quant'altro. Sarà funzionale quindi anche per smartphone, per tablet, e quindi diventare l'unico punto in cui davvero il cittadino interagisce. Questo purtroppo, dico purtroppo perché non è certo facile, ho detto che Roma non è semplice, implicherà che tutto quello che c'è dietro la segnalazione funzioni, perché se io cittadino oggi segnalo un problema, ma poi arriva all'ufficio giusto, l'ufficio giusto lo prende in carico, lo esegue nei modi e nei tempi previsti da quelli che sono le regole che ci stiamo dando, e segnala al cittadino: abbiamo risolto il tuo problema nei tempi e nei modi giusti, oppure no, nei tempi e modi giusti no, perché abbiamo avuto questo problema, potrebbe succedere, ma l'informazione è sicuramente alla base. Quindi anche su questo bisogna ovviamente ipotizzare il ripensamento profondo dei processi, in maniera che sì, si permetta da una parte al cittadino di segnalare, ma dall'altra l'amministrazione deve rispondere e risolvere il problema segnalato.
Altra domanda è di Luca Sacco, che scrive che sarebbe curioso di sapere se stiamo studiando un piano per permettere ai cittadini di effettuare l'accesso ai dati amministrativi in maniera digitale. È un po' lunga la sua domanda, ma fa l'esempio molto chiaro del Dipartimento PUA, che è ex nono, dove dice noi professionisti, immagino sia un professionista che si occupa di urbanistica, dobbiamo attendere anche 5 mesi dalla richiesta per visionare il fascicolo di un vecchio progetto. Sono ormai più di 10 anni che questi fascicoli sono conservati fuori Roma, a Santa Palomba, che è Pomezia, dove una ditta aveva vinto un appalto per la loro scansione e conseguente digitalizzazione. Va avanti dicendo che appunto ci sono problemi di lunghe attese, con fascicoli che sono ancora cartacei, con tutte le problematiche che sono correlate, e quindi dice si può fare qualcosa perché questa cosa diventi più semplice, quindi magari in collaborazione, giustamente suggerisce, con l'assessorato all'urbanistica, perché sono di competenza urbanistica la tipologia di licenza, ma le tecnologie me le prendo volentieri in carico, e quindi chiede una risposta e vediamo di provare a rispondere anche a questo. Sicuramente condivido, è assolutamente necessario che gli atti delle amministrazioni siano prodotti in digitale, anche perché gli atti sono nativi digitali, molto più di continuare a fare, ma solo con la digitalizzazione dei processi amministrativi, solo in questo modo noi siamo in grado di garantire un accesso rapido a tutti i documenti. Poi ci aggiungiamo una particina che non è stata chiesta, ma ci tengo molto, è il concetto di open data, di dati aperti. Non soltanto noi li dobbiamo fornire che siano fruibili, ma due cose bisogna ancora fornire. Da una parte il dato che sia aperto nel senso di open data, se vorrete poi potrete approfondire per chi non sa che cosa significa, ma nel senso di fornire lo strumento per esempio alle aziende che possano farci del business sui dati che noi generiamo. Il Comune di Roma genera una montagna di dati enorme che potrebbe diventare una grande opportunità di business per le aziende, da una parte. Dall'altra devono essere messi in maniera tale che anche i disabili ne possano fruire. Che cosa significa? Che se adesso io prendo un documento, come succede ai noi, lo passo a scanner e lo metto online, chiunque veda è in grado di leggerlo, un non vedente non è in grado di farselo leggere da un sintetizzatore vocale perché è un'immagine e l'immagine sintetizzatore vocale non la sa leggere. E questo è un nostro dovere. Oltretutto su Roma si parla di centinaia di migliaia di disabili, quindi abbiamo un ulteriore dovere anche su questo. E c'è un ulteriore elemento che è quello che si chiama FOIA, è un brutto acronimo ma non è colpa mia, abbiate pazienza, per giunta in inglese, che sta per Freedom of Information Act, cioè la libertà da parte del cittadino di chiedere, di richiedere non soltanto dati, open data, che anche questa è normata, ma anche documenti. Prima vi faccio un esempio, nel caso di gare, potrebbe fino a prima del FOIA, di questa norma che finalmente è passata anche in Italia dopo qualche decina di altri paesi al mondo che l'ha fatto prima di noi, ma insomma meglio tardi che mai, l'abbiamo fatto anche noi. Prima io potevo per esempio vedere i risultati di una gara soltanto se ero stata partecipe a quella gara, avevo perso e potevo andare a chiedere come mai ha vinto lui, come mai non ho vinto io, voglio sapere perché, ma non avrei potuto chiedere se non ero elemento di questa gara. Quindi da cittadino qualunque, da associazione, da azienda che non aveva partecipato alla gara, non avrei potuto. Adesso grazie al FOIA posso, quindi anche su questo noi dobbiamo ripensare al modo in cui tutti gli atti amministrativi sono prodotti, perché sono, ripeto, generati già digitali, e poi rispondere quindi alle domande di accesso ai cittadini magari in automatico, perché alcune cose si troveranno già online, non c'è nemmeno bisogno che parta l'iter in cui il signor A passa la pratica al signor B, che la passa al signor C, che la firma, che la manda al cittadino dicendogli bravo abbiamo finito, ma che in automatico arrivi direttamente. Non sono sogni, ci vuole solo tempo, ma si può fare. Per il passato, che ovviamente non possiamo dimenticarcelo, stiamo valutando tutti i processi di conservazione sostitutiva, che ovviamente sono importanti perché caso per caso andranno scannerizzate, passate a scanner, le documentazioni vanno digitalizzate, e poi vedere anche in che modo si può applicare questa cosa al mondo dell'edilizia. In particolare esiste, immagino che la persona che me l'ha chiesto, che si chiama, ripeto, Luca Sacco, mi diceva, che ha fatto questa domanda, immagino che sappia che esiste il SUET, che è lo sportello telematico a disposizione dei cittadini, specificamente dei tecnici professionisti per l'edilizia, che è già a disposizione, dove ci si può accedere
semplificare la domanda della comunicazione, che fare aprire delle istanze e quindi di conseguenza ottenere risultati. Inoltre c'è un ulteriore elemento che è interessante, che con un progetto finanziato dal Ponmetro per la dematerializzazione di tutto l'intero archivio, che è una cosa mostruosa, delle pratiche edilizie che oggi sono conservate a Pomezia, anche su questo stiamo lavorando, già finanziati. Passerei a un'altra domanda, poi prima o poi spero di riuscire ad arrivare a quelle che stanno arrivando adesso. Valeria Günther, che è una cittadina italiana ma residente all'estero, iscritta all'AIRE, che aveva avuto delle problematiche specifiche che ora non leggo, che forse faccio prima, visto che la risposta include già la domanda. Partirei dalla risposta, appunto. L'iscrizione al portale è possibile da ovunque nel mondo, ovunque, chiunque abiti ovunque in questo pianeta può iscriversi al portale, ma non è possibile al momento per cittadini che non risiedono a Roma usufruire dei servizi anagrafici. Quindi i servizi anagrafici ne può fruire online sul portale solo ed esclusivamente chi risiede a Roma. Non escludo che ci sono stati dei disguidi, su questo l'unica cosa che possiamo fare, che posso fare, è scusarmi. L'impegno che ci siamo presi e che mi sono presa è, da quando ci siamo insediati, ovviamente di migliorare anche la qualità dei servizi, anche la qualità dei servizi online, privilegiare l'ascolto, quello di oggi ne è un esempio, e ovviamente verificheremo la possibilità di estendere l'accesso ai servizi anagrafici anche ai cittadini iscritti all'AIRE come Valeria è. Leonardo Bosco e Claudio Colaianni ci chiedono quando si provvederà alla ristrutturazione del sito internet del Comune di Roma. La gara è conclusa e il contratto di affidamento è stato sottoscritto da tempo e sono in corso i lavori per il nuovo portale, che ovviamente rispetterà le linee guida che ha fatto l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, sui siti della pubblica amministrazione. È una gara che è partita con la consigliatura Marino, quindi abbiamo fruito di un intervento già predisposto, non finito, e quindi ci stiamo ovviamente ancora lavorando con l'associazione di imprese che ha risposto e ha vinto il bando, e con loro stiamo lavorando anche per far sì di poter recepire gli indirizzi che questa amministrazione ha voluto mettere in campo, quindi non solo maggiori open data ma anche maggiore partecipazione. E se tutto va come dovrebbe, ce lo auguriamo, entro l'estate avremo il nuovo portale, che sarà da una parte sicuramente più fruibile. Siamo consapevoli che il portale attuale è un po' ingessato, siamo consapevoli che mancano le informazioni, siamo consapevoli che alcune informazioni sono, ripeto, in formato ancora scannerizzato, quindi poco fruibile, diciamo. Patrizia Boni chiede perché le comunicazioni agli insegnanti di scuola, infanti e educatrici di nido giungano ancora in formato cartaceo anziché via mail. Saremmo anche nel 2016, forse fra poco nel 2017, c'ha ragione, è una segnalazione che ovviamente faccio verificare. C'è una norma, che è il codice amministrazione digitale, che peraltro impone un dialogo via mail tra amministrazione e cittadino, e quindi se non succede noi faremo in modo di verificare in primis e poi di trovare una soluzione. Maria Franca Col chiede se sarà effettivamente possibile effettuare pratiche con il comune per via informatica. Il cambio di residenza per chi proviene da un altro comune, i cambi di abitazione per chi è già residente a Roma ma si trasferisce da un indirizzo a un altro, sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio. La pratica si svolge già interamente online. C'è un elemento che è evidente, che si deve ovviamente verificare che il cittadino davvero risieda lì, e quindi c'è quello che è il controllo in loco, e nel momento in cui il vigile non trova la persona, ovviamente nel momento in cui va a fare il rilevamento non la trova, dovrà recarsi fisicamente allo sportello cittadino per confermare la correttezza della domanda che ha presentato online. Valentina Mazzei, rispetto a questo punto inserito nel capitolo Roma Semplice delle linee guida, chiede: trasformare gli spazi pubblici di aggregazione in luoghi di vera e propria produzione di diverse forme di conoscenza, di azione culturale, favorendone la connessione con la dimensione sociale, sistema produttivo innovativo, ce la farò, realizzando centri di co-working, a che punto siamo? E suggerisce di realizzare spazi di co-working comunali gratuiti.
È l'ultima domanda che ho ricevuto, vorrei poi riuscire a fare anche delle domande online, ma prima rispondo. Questa è un'azione, grazie di aver fatto questa domanda, sono molto contenta perché è un'azione che abbiamo già messo, che è già contemplata nell'agenda digitale di cui parlavo prima, di cui abbiamo appunto ricevuto e recepito e stiamo recependo gli suggerimenti ricevuti online, la dovremo riuscire ad approvare all'inizio del 2017, quindi partirà con il programma per il prossimo anno. Le domande, se le trovo. Adesso vediamo quali domande ci sono, una mostruosità. Il problema è se sono domande o se sono commenti. Perché i riscontri su Io Segnalo non sono assolutamente veritieri rispetto a quello che succede in strada? Non lo so, nel senso che sono i dipende cosa si intende per riscontri, nel senso che io segnalo, uno segnala quello che più o meno gli pare, il problema è segnala la cosa corretta, la cosa sbagliata, se non so se ho capito la domanda davvero, però in realtà... È possibile che in strada succeda qualcosa di diverso da quello che viene segnalato? Io sinceramente non ho idea sul perché, possa essere in questi termini. Poi se magari eventualmente, mi aiutate a capire meglio in che direzione volevate fare la domanda, posso provare a rispondere. Sto caricando le domande successive, con calma e per piacere, ma arrivano, forse. Caso firme false, tutti non rispondono al PM, due rifiutano prova grafologica, 13 indagati. Mi sa che non c'entra. Ovviamente, ecco, anche la domanda sullo stadio, ovviamente, cioè, sono domande alle quali non ha molto senso, che io risponda perché è di competenza altrui. Il feedback delle segnalazioni di Io Segnalo vengono chiuse senza avere fatto nulla. Anche su questo, se è vero, ovviamente lo dovremo verificare, non è così che deve succedere, concordo in pieno. Non può che essere, cioè, la domanda, se la domanda viene fatta, la domanda deve avere una risposta, deve avere una risposta conforme alla domanda fatta, non può che essere così, e se non lo è, evidentemente ci dobbiamo ancora lavorare. Vediamo altre domande, grazie per i complimenti a chi li ha fatti. Il servizio Io Segnalo a me provato non ha dato esiti positivi e su questo temo che davvero ci sarà ancora da lavorare. Novità sulle buche delle strade, ripeto, purtroppo non è che non voglio occuparmene, ma non può essere di mia competenza. Soprattutto perché non avrei la risposta giusta. Vediamo se ce ne sono un altro paio ancora perché il tempo è quasi scaduto, ma ci arriviamo. Vediamo altre domande. Perché non aprite nelle periferie progetti per reintegrazione socioculturale? Bene, questa potrebbe stare benissimo nel contesto di quelli che chiamavo i PROF, cioè i punti Roma Facile. Ovviamente i punti Roma Facile, vi dicevo, sono quegli spazi in cui un cittadino può trovare qualcuno in giorni e ore predefinite che gli può dare una mano a capire come, risolvere un problema online. Ma visto che quel qualcuno c'è e per ora sono, ripeto, solo in due biblioteche, ma sarà allargato a tutte le biblioteche, a tutti i municipi, a chiunque, ai centri anziani, a chiunque ci vorrà dare una mano ovviamente a lavorare in questa direzione, assolutamente sì, mi sembra che, abbia colto nel segno esattamente in questa direzione che vorremmo andare. Proprio perché, come dicevo all'inizio, tutti, ma proprio tutti noi, dobbiamo essere coinvolti nel far sì che questa Roma davvero diventi un pochino più semplice. Io da sola non ce la posso fare, ho bisogno sicuramente di tutti voi per segnalare, perché le segnalazioni sono essenziali. Ecco un'altra domanda carina, Curami. Curami perché non è segnalato nei municipi correttamente mentre io passo e tu passi, immagino, sì. Quando in realtà Curami è l'unica app ufficiale del comune, in realtà sono ufficiali entrambe, semplicemente hanno due ruoli diversi. Con questa temo che dovrò concludere perché siamo arrivati in fondo. Con TuPassi io prenoto per il giorno X il mio appuntamento con l'anagrafe per fare una carta d'identità elettronica nuova, che
che c'è in tutti i 15 i municipi è già pronta, per chi la rinnoverà, così ne ho aperta un'altra di parentesi ma la richiudo subito, e quindi prenoto per martedì pomeriggio alle 2 all'anagrafe del mio municipio, trovo il mio appuntamento, mentre Kurami prende l'appuntamento adesso, quindi sono due applicativi che funzionano in maniera diversa e che stiamo lavorando per vedere di integrare, perché hanno senso entrambi e hanno due funzionalità diverse ma entrambe utili. Quindi io vi chiederei, continuate a seguirmi, continuate a scrivermi, continuate a farmi domande, non riesco tutti i giorni a rispondervi, ma prima o poi con molta calma vi risponderemo. Grazie ancora davvero a tutti voi, grazie.